tutte, bentornate sul canale e oggi abbiamo, come vedete, un ospite super speciale. Non sono da sola a parlarvi di uno dei miei soliti argomenti, ma abbiamo Alessia del canale Alessia la tua ostetrica, con cui abbiamo già fatto diversi video in collaborazione, ma oggi, dato che stiamo lavorando anche a un altro progetto, abbiamo colto l'occasione e facciamo anche un video per voi di YouTube e lo facciamo insieme. Oggi di cosa parliamo? Quindi dei paracapezzoli d'argento e dell'allattamento essenzialmente. Quindi daremo la nostra opinione da professioniste. Abbiamo due figure professionali diverse, come sapete Alessia appunto è un'ostetrica, io sono un'infermiera con esperienza in pediatria e specializzata in allattamento, e quindi abbiamo, ripeto, due esperienze un po' diverse, ma abbiamo visto che l'opinione al riguardo è la medesima, quindi ci tenevamo a condividere con voi, a riflettere con voi riguardo i paracapezzoli d'argento. Perché parliamo di questa tematica? Perché entrambe abbiamo riscontrato praticamente che è uno degli acquisti che viene fatto per la maggior parte addirittura prima di allattare, prima di partorire, prima di avere le ragadi. Esattamente. Alessia, tra l'altro, sul tuo blog lo trovano la lista degli essenziali da comprare. Sì, degli acquisti essenziali da fare in gravidanza prima del parto. Ecco, quindi se volete dare un occhio agli acquisti intelligenti potete andare lì e scaricare la guida. E non ci sono i paracapezzoli d'argento, no. Perché non ci sono? Allora, partiamo dal presupposto che... come già sapete, perché c'è un altro video qua sul canale che poi vi lascio sopra e sotto nell'info box, sulle ragadi, quindi sul perché vengono le ragadi, come curarle eccetera eccetera, però diamo un piccolo accenno molto breve anche oggi perché è fondamentale per quanto riguarda i paracapezzoli d'argento, e cioè la ragade, quindi il taglio, la ferita del capezzolo non avviene perché la pelle è delicata, ma avviene o perché non si è mai allattato. Non sono obbligatorie, anzi sono da evitare il più possibile, e tutto ciò è per un attacco scorretto del bambino al seno. Quindi fondamentalmente se il bambino si attacca bene non avremo mai ragadi, e quindi non è neanche necessaria la coppetta d'argento. In realtà, che cosa fa effettivamente la coppetta d'argento applicata a un seno con una ragade? Non aiuta la cicatrizzazione, perché l'argento non ha proprietà cicatrizzanti, ma ha proprietà antinfettive. Comunque tiene un pochino alla larga tutta una serie di germi, di bandiere. Antisettico, giusto, meglio. Più preciso, quindi ha proprietà antisettiche, quindi andremo a evitare essenzialmente una mastite che deriva da infezione tramite ragade. Ma sì, sono... questo potere dell'argento è un po' in generale. Sì, su tutte ad le esempio, ferite. C'è lo spray all'argento che possiamo mettere sulla ferita del cesareo, piuttosto che... cioè, la stessa cosa funziona per i paracapezzoli da... per l'allattamento. Esatto, quindi grazie alle proprietà dell'argento in questo caso andiamo a ridurre la possibilità di contrarre un'infezione del genere. Ma in realtà se la cute è detersa adeguatamente, l'ambiente non è eccessivamente umido, eccetera, non andiamo neanche a favorire la proliferazione di questi batteri, di questi germi, e quindi non è assolutamente matematico che chi ha le ragadi vada a sviluppare una mastite, assolutamente. Quindi capite bene che andare a comprare già in gravidanza uno strumento che non è assolutamente detto che noi andremo a utilizzare non è utile, anche perché i paracapezzoli d'argento costano parecchio. Sì, sì. Allora investiamo questi soldi in qualcosa di veramente utile, in un sostegno all'allattamento ad esempio. Esatto, in una consulente nell'attacco, esatto, che ci corregga l'attacco. Io quello che voglio chiedere ad Alessia è quante mamme sono arrivate in ospedale a partorire che già erano nell'ottica coppetta d'argento. Sì, diciamo che la coppetta d'argento è uno dei regali più gettonati da parte di parenti e amici. Spesso viene messa nelle liste nascita che vengono fatte nei negozi, okay. Quindi viene proprio come, ovviamente essendo uno strumento, come diceva Irene, un po' costoso, si cerca di farcelo regalare.
però non è, sono d'accordo con Irene sul fatto che non è assolutamente utile e non è il paracapezzolo d'argento che va a curare la ragade. Quindi se non c'è un attacco corretto al seno e non va sistemato l'attacco sbagliato, non ci sarà paracapezzolo che tenga la ragade e continuerete a portarvela dietro. Non si risolverà da sola. Quindi cioè, non è un evento rarissimo la ragade, è un evento comune che avviene per un, generalmente, come diceva lei, per un attacco non corretto, ma anche per altri motivi, ad esempio un capezzolo introflesso che deve fuoriuscire, quindi può rompersi un pochino, eccetera. La cosa importante è correggere l'attacco. Questo sì, assolutamente. Ma Alessia, tu nella tua esperienza da ostetrica in ospedale, che quindi rispetto alla mia ti affacci a un allattamento nelle primissime ore, diciamo, nei primissimi giorni, eccetera, c'è un consiglio che vuoi dare alle mamme per non preparare il seno, ma magari aiutarle nel caso appunto il bambino non si stia attaccando bene, al di fuori di fatevi aiutare dall'ostetrica a correggere l'attacco? Sì, quello. Possiamo indicare alle mamme di comprare tra virgolette qualcosa che possa essere un pelino più utile rispetto a un paracapezzolo? Rispetto a un paracapezzolo d'argento potrebbe essere più utile una pomata, ad esempio la lanolina, o comunque ci sono diverse pomate in commercio, in farmacia, che sono idratanti e che non deve essere lavato il seno dopo averle applicate, quindi non succede niente se anche il neonato dovesse ingerirle. E queste aiutano molto di più. Perché? Perché vanno a idratare il capezzolo e quindi il fastidio che può esserci nei primi giorni d'allattamento, perché ovviamente se non hai mai allattato un pochino di fastidio al seno, come diceva Irene, ci può stare, e soprattutto se magari all'inizio non si è attaccato benissimo e purtroppo sono venute le ragadi, l'idratazione ci può aiutare a sentire un po' meno dolore, un po' meno fastidio, che poi l'ideale è da sostituire. Una volta che si è avviato l'allattamento e che la produzione di latte c'è, di spremere una gocciolina di latte e spalmare latte sul capezzolo. Quello è la cosa migliore, che ha proprietà sia idratanti che cicatrizzanti, ecco. Vere e proprie, cosa che non ha invece la nanolina o altre pomate in commercio. Quindi diciamo questi prodotti ci aiutano ad avere un leggero meno dolore, minor dolore durante il primissimo momento dell'attacco del bambino, perché che ovviamente è quello essendo, più doloroso. Esatto, essendo una ferita, tutti gli effetti, se è secca, provoca più dolore nel momento in cui viene toccata, ma non, effettivamente non vanno assolutamente a curare la ragade, cosa che invece in parte va a fare il latte materno, perché effettivamente è cicatrizzante. E sempre quindi, cercando nell'ottica di risolvere il problema che sta molto. Assolutamente, la base sta, comunque ci vuole un attacco corretto, ma anche nel momento in cui andiamo a correggere l'attacco, giustamente abbiamo bisogno di tempo perché la ferita si rimargini, cioè, come più tutte né le meno. Ferite in più in un ambiente comunque umido, dove il neonato mantiene ovviamente l'umidità attaccandosi al seno, per cui insomma tutta una serie di cose per cui ci vuole un pochino di giorni a curare una ragade sicuramente. E diciamo che il motivo per cui io consiglio invece pomate eccetera dopo che l'allattamento è stato avviato, appunto, è proprio perché tendono a mantenere l'umidità del capezzolo, mentre noi dobbiamo far asciugare, diciamo, la ferita. Quindi ottime le pomate o la lanolina, come diceva Alessia, finché non è arrivata la montata lattea, perché ci aiutano proprio ad avere un po' più di elasticità della pelle, del tessuto cutaneo, ma una volta che abbiamo il nostro latte è sconsigliato fondamentalmente l'utilizzo, perché abbiamo qualcosa di molto più potente che va ad agire in maniera 100% corretta. Un'altra cosa che io sconsiglio quando ci sono le ragadi sono le coppette assorbilatte, soprattutto quelle con tessuti sintetici. Sì. Quindi le monouso, proprio, sì. Le classiche coppette assorbilatte monouso, infatti quelle mantengono appunto, come diceva Irene, tantissimo. L'ambiente umido, e quindi la proliferazione batterica, c'è più il rischio di proliferazione batterica e non solo, anche è più, proprio più difficile la guarigione della ragade. È meglio dei dispositivi per raccogliere il latte, sì. Quindi coppette raccogli latte che hanno il doppio utilizzo di poter anche raccogliere il latte perso, diciamo. Da dare poi utile al bambino,
oppure delle coppette assorbilatte che però magari sono in cotone, in tessuti naturali, microfibra, bambù, esatto, eccetera, come un po' il discorso dei pannolini lavabili, insomma, tutti quei materiali che sono molto più compatibili con la pelle e non vanno a far sudare effettivamente, che quindi sono traspiranti. Esatto, e l'ideale però in casa, in caso di ragade e di cercare di appunto risolvere la ragade, è proprio la cosa migliore tenere il seno all'aria. Come tutte le ferite, c'è proprio bisogno che si asciughino e che cicatrizzino all'aria. Però sicuramente queste pomate, prima che arrivi la montata lattea, possono aiutare a dare un po' di idratazione e di sollievo, diciamo, al fastidio della ragade. Quindi, riassumendo brevemente, le coppette d'argento non sono assolutamente necessarie, è sconsigliato l'acquisto sicuramente in gravidanza, e in realtà abbiamo visto che anche durante la problematica della ragade non fanno una gran differenza, quindi qualità-prezzo non sono uno degli acquisti che noi consigliamo. Vi ringraziamo per aver guardato il video. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su, iscriviti al canale, anche quello di Alessia che ti linko sotto, perché fa sempre contenuti molto interessanti, soprattutto sulla gravidanza, ma anche post, eccetera. Se tu hai usato le coppette d'argento oppure pensavi di utilizzarle, eccetera, lasciaci un commento, facci sapere cosa ne pensi e perché ti sono state utili, esatto, e se effettivamente il nostro video ha fatto un pochino la differenza. Noi ti salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.